alla terza puntata di Intuito Femminile dedicata al concetto di materialismo. Essere umano significa proprio comprendere tutto il passaggio che c'è di trasmissione informativa dalla coscienza infinita che contiene tantissime informazioni a una parte dell'essere che vuole esperienzializzare il limite. Questo trasferimento si chiama esistenza e questa esistenza crea un mondo. L'uomo è capace da essere di creare l'umano, cioè un mondo definito. Questo mondo definito però, mantenendo il significato proveniente dall'essere profondo, fa sì che l'uomo comprenda il limite. Se perde il significato, mantenendo soltanto una costruzione formale della proiezione, l'uomo non comprenderà. Si troverà quindi nella condizione psichica della sofferenza continua e dell'invidia di qualsiasi zona di comfort in cui i personaggi hanno collezionato più forme rispetto agli altri. La forma di per sé è una definizione, la parola di per sé è un termine e come tale circoscrive un concetto. Quindi dire qualcosa di definito significa ucciderlo, significa dargli la morte, significa dargli il senso del limite. Circondarsi di oggetti significa circondarsi di una realtà che, se nell'oggetto, a quell'oggetto non appartiene un mondo psichico ed è vuoto ed è fine a se stesso, rifletterà il proprio vuoto interiore, o più che vuoto interiore, il proprio senso di solitudine nell'universo. E quindi a queste persone, pur essendo collettive, socializzate ed individuate solo in una zona ben definita da regole, queste persone non troveranno mai se stessi, perché, ripeto, l'essere umano è un individuo, ma è anche un individuo relazionale. Non può essere da solo, non può essere senza interazione, ma non può essere anche soltanto sociale. È tutto. Definirsi o delinearsi in un'idea politica, in un'idea religiosa, significa chiudersi in uno schema e negarsi tutte queste possibilità, perché l'essere umano in una vita può sperimentare diversi stati di coscienza. Ora, questo non significa che non debba conoscere nemmeno le zone di comfort, ma non si deve limitare alla zona di comfort, deve uscire. Una volta che si è conosciuto il proprio sistema di valori, il proprio sistema di definizioni, quelle definizioni devono essere flessibili, perché ci può essere un altro mondo da creare, da scoprire, in cui quella definizione è osmotica e quindi il confine diventa labile e si trasmuta in qualche altra cosa. Ecco perché viene definito il mondo delle forme come il mondo del divenire, che deve necessariamente divenire. Il materialista invece è un conservatore, colui che vuole fermare la realtà, non vuol far muovere nessuno, e tutti coloro che vogliono evolvere vengono fermati dal materialista, il quale prova proprio invidia nei confronti di coloro che invece seguono un flusso osmotico che tiene lontani i confini e si apre a un'esistenza creativa che solo la volontà dell'essere può sviluppare. Quindi il materialista è soltanto colui che vive nell'illusione stessa che lui stesso ha generato. Ciao ciao, al prossimo post!